Consigliere per 10 minuti, ne ha facoltà. Grazie Presidente. In particolare vorrei ringraziare la fortuna che, veramente lo dico in maniera molto, che ho avuto nella vita ad appartenere a una forza politica come il 5 Stelle e a non appartenere a una forza politica come il PD che oggi è venuto in aula, l'avete ascoltato tutti, ha detto che stiamo realizzando l'ennesima cattedrale nel deserto. Il PD oggi ha detto questo. Cioè, io mi sento male, veramente. Cioè, il PD, quello che, no, è responsabile della madre di tutte le cattedrali nel deserto in Italia, che è, no, la Calatrava, viene a dire che noi stiamo facendo questa roba qua. Io veramente non so, non capisco da quale vergogna hanno attinto questa cosa. Il consigliere, il deputato dell'ufficio di presidenza della Camera, quindi un ruolo anche molto importante, che si permette di venire qui a prendere in giro i cittadini romani in questa maniera. È un assurdo. Parlano di coerenza. Parlano di coerenza. Nei programmi del PD, della Regione, del Comune c'è stato sempre scritto, sempre, che avrebbero portato questa città sulla mobilità su ferro. Abbiamo una Roma Lido che è un carro bestiame, proprio le persone, no? Noi stiamo cercando di fare il massimo. C'era scritto nel programma anche del centrodestra. Stiamo cercando di fare il massimo, c'era scritto nel programma del centrosinistra, cioè stiamo cercando di fare il massimo alla Regione e al Comune. 2013, PD governa la Regione, sono passati 4 anni, non è stato messo un centesimo, nonostante dal 2011 ci sono almeno 100 milioni solo per la Roma Lido. Non parliamo poi della Roma Giardinetti e della Roma Orte, le altre due ferrovie ex concesse di proprietà della Regione. E ci vengono a dire a noi, a parlare a noi di coerenza, che in 10 mesi abbiamo portato avanti un'operazione per cui, come contributo in costo costruzione, ci tengo a specificarlo, quindi non come opere a scomputo, come ho sentito narrare da alcuni che evidentemente dell'opposizione sono leggermente disattenti in commissione, in aula e tutto quanto il resto, quindi milioni che il Comune di Roma ha la facoltà di poter impiegare, e l'abbiamo scritto in delibera, per potenziare questa infrastruttura, acquistando dei treni, probabilmente anche, no, riqualificando dei treni che ha comunque in ammortamento, che hanno fatto tot chilometri, che magari potrebbero essere migliorati, che rimarranno di Roma Capitale, gestiti da ATAC, per fare in modo che i cittadini, diversamente dalla 132 di Marino, che bloccava il tutto a Tor di Valle, possano prendere una linea su ferro da Ostia e entrare a Roma. Lo abbiamo scritto nel programma, lo stiamo facendo 10 mesi. Una cattedrale nel deserto? Lo vedremo più avanti se sarà una cattedrale nel deserto. Adesso mi sembra un pochino prematuro parlare di cattedrali nel deserto e di coerenza. Probabilmente, se la forza che governa oggi la Regione avesse messo a posto la Roma Lido e anche la Roma Giardinetti e la Roma Orte, questa forza politica che oggi governa non avrebbe messo altri 45 milioni per potenziare la Roma Lido e probabilmente avremmo ridotto ancora di più le cubature. Tanto che parliamo di coerenza. Noi abbiamo fatto questa scelta con coraggio, andando anche contro i nostri principi, per dare un servizio alla cittadinanza. Abbiamo tagliato 550.000 metri cubi, però ci siamo posti il problema dell'operazione che stavamo andando a fare, di quanto era veramente nell'interesse pubblico della città. E un ponte che costa 93,7 milioni e che in sostanza non migliora la viabilità, anzi aumenta il carico, perché al primo anno di ingegneria dei trasporti in ogni facoltà d'Italia insegnano questo principio: all'aumentare di offerta di mobilità su gomma aumenta il traffico, non diminuisce. Perché questa città ha sempre, no, portato investimenti sulla mobilità su gomma? Perché forse questa città da 2 miliardi all'anno soltanto per quello che riguarda, no, i costi di ogni romano che ha una o due automobili per l'ammortamento della propria auto, senza parlare dei costi dell'assicurazione, senza parlare di quello che è il costo della benzina. Probabilmente per questo motivo, perché dietro c'è una lobby potentissima,
la stessa lobby che vende le automobili private? Ecco, noi l'abbiamo detto, noi stiamo andando contro questo tipo di governo del territorio. Alcune scelte non piacciono, magari non piacciono neanche a noi, le stiamo portando avanti, ripeto, nell'interesse della città. Sì, mi dicono ancora 10 minuti. No, in realtà io volevo specificare questo, perché in realtà la delibera in sostanza, come ho detto anche in commissione, ha tolto un ponte del valore del controvalore di circa 100 milioni per fare altre opere pubbliche, ripeto, mobilità su ferro. La sostanza alla fine è questa, tutte le altre opere, come ha anche sottolineato la consigliera Celli, sono rimaste, quindi non capisco qual è questo allarmismo. L'ex sindaco che va da Vespa e dice la Raggi ha tolto tutte le opere, ha tagliato il parco, ha tolto anche il parco, no, il parco è rimasto, anzi si è ampliato, perché avendo tolto la cubatura è aumentato del 40% il verde e quindi è diminuito il consumo di suolo. Le opere pubbliche in compensazione sono diminuite del 60%. Come fa a essere vera questa cosa? Noi abbiamo visto il calcolo generale, perché ovviamente bisogna mettere tutto quello che il privato mette in questa delibera, e sono circa 200 milioni. Prima erano 330. Come fa a essere il 60%? Il 60% di 330 milioni sta a 200 milioni. Non sapete fare neanche i conti. Questo significa prendere in giro la cittadinanza, perché poi alcuni giornali queste cose le scrivono. La contrapposizione politica può anche avere un senso, ma prendere in giro i cittadini, venire qui a fare i gufi e a dire che questo progetto andrà in malora, diventerà una cattedrale nel deserto, significa non avere amore per questa città. Ed è esattamente il contrario di quello che noi siamo stati votati per fare. Noi abbiamo amore per questa città. Ed è quello che vogliamo fare, realizzare un'opera che sia altamente di qualità, uno stadio fatto bene. Grazie.